Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Flavia e oggi è il 31 dicembre. Faccio questo video perché oggi rimarrò a casa, non festeggerò in giro per locali, ristoranti o cose varie, perché secondo me il 31 dicembre, Capodanno, è sopravvalutato. Cioè la reputo una festa totalmente inutile, non c'è niente da festeggiare perché finisce l'anno, ma domani non è che ti svegli e cambia qualcosa. A meno che domani non ti svegli e vinci 20 milioni di euro, allora sì, cambia qualcosa. Ma se no, domani ti svegli ed è uguale a oggi. È una festa che veramente non mi è mai piaciuta. Non ho mai trovato il senso di dover festeggiare la fine di un anno, l'inizio di un altro, che fondamentalmente era uguale al precedente. Quindi vi mostro come festeggio da sola a casa il 31 dicembre. E se non credete che oggi è veramente il 31 dicembre, Alexa, che giorno è oggi? Siamo alla domenica 31 dicembre. Ovviamente oggi mangerò qualcosa di più particolare, mi farò una cena un po' più sfiziosa, ma di base vi faccio vedere come festeggia una persona che non ha voglia di festeggiare il Capodanno. E soprattutto va normalizzato, perché prima scorrevo nei per te di TikTok, anzi se non mi seguite seguitemi, e vedevo molte ragazzine soprattutto dire vabbè, ma io vado là perché ti pare che sto da sola, ma che fai, rimani da solo, e che fai, non festeggi? Va normalizzato il rimanere da soli a casa per una festa comandata, perché non è obbligatorio festeggiare. Allora, diciamo che adesso è ora di vederci un bel film in attesa di mezzanotte per dire viva buon anno agli amici, sui social, insomma, aspettare da mezzanotte, ma vediamoci un film. E ho intenzione di vedermi un film che in realtà ho già visto. Solitamente io la sera mi guardo una serie TV o che ho già visto, quindi un rewatch o una nuova, ma stasera, essendo una serata speciale, ci vediamo un bel film. Avevo già voglia di vedermelo l'altro giorno, ma poi ho detto aspettiamo Capodanno perché è comunque una serata speciale. Sto parlando di Barbie, l'ho acquistato e quindi lo posso vedere quando voglio, adoro. Ovviamente mi sono messa la sveglia per le 11:50, così poi salirò sopra a vedere i fuochi, giusto per dire sì, ho festeggiato del Capodanno. Ma come vedete è una serata tranquillissima, normalissima, perché ripeto, va normalizzato il volerlo passare da soli, il voler fare qualcosa di normale perché è una giornata normale. E se anche voi avete passato il Capodanno senza fare niente di particolare, non dovete sentirvi giudicati, dover dimostrare di fare qualcosa di particolare. Auguri, buon anno. Tra l'altro sto rosicando perché si sente il casino, ma non si vede niente. Dovrei salire, ma non si va. Niente, si sente solo la puzza, si vede il fumo lasciato dai fuochi, ma non si vede un cavolo uguale. Là un pochino si vede. Qua c'è sta proprio il fumo. Pure qua, cioè, si vedono i riflessi. Il fumo, là ci stanno le persone con le stelline. Ok, praticamente sono stata su, ho visto 2 minuti di fuochi, stavo ragionando che secondo me i fuochi sono belli, però ovviamente facendo casino danno fastidio sia a chi magari ha problemi, ma in particolare agli animali. Quindi i fuochi sono belli, ma dovrebbero inventarli silenziosi, così uno li guarda, dice oddio che bello, però non fanno casino e non danno fastidio a nessuno. Quindi i produttori di fuochi, magari se potete trovare un modo per farli silenziosi così non danno fastidio agli animali, sarebbe una cosa carina. È mezzanotte e mezza, io sono già cotta, ho bevuto una bottiglia intera di spumante. Prima l'ho chiamato champagne, ma no, è un insulto allo champagne vero. E ho sonno perché ieri ho fatto le 3 di notte, quindi
sto un po' sfasata. Mi metto un po' a letto con il massaggiatore perché ho mal di schiena. Mi guardo un altro pezzo di film e poi vado a dormire perché sono veramente cotta. Allora, ieri mi sono dimenticata di chiudere il video perché alla fine mi sono addormentata. Quello è stato il mio capodanno, super soft, super in relax. Se anche voi avete passato un capodanno da soli, non sentitevi anormali perché io la trovo una cosa normalissima e non bisogna sentirsi obbligati a festeggiare per dimostrare di fare qualcosa. Ad esempio, io ho fatto una cena il giorno prima con le mie amiche, l'ho fatto alle 3 e non bisogna dover dimostrare di fare cose nelle feste comandate, per niente, va normalizzato e questo è il mio intento, anche se non sono nessuno. Detto ciò, vi auguro buon anno, buon 2024, spero che possiate realizzare almeno uno di tutti i vostri sogni e desideri e speranze. Mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un like, commenta raccontandomi quello che hai fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, lo sto costruendo perché ci vuole un po', perché ve lo anticipo, è un video assaggi. Mi raccomando, iscriviti, lascia un like, commenta e noi ci vediamo al prossimo video.